La serie live action di Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria realizzata da Netflix, è stata incredibile per quel che mi riguarda e lo intendo nel senso letterale della parola, ovvero che facevo fatica a credere che fosse fatto così bene. Si sa, con gli adattamenti si rischia sempre parecchio. C'è un po' una scala di progressione su quanto sia difficile realizzare un adattamento e quanto sia più probabile sminchiare suddetto adattamento, che va da libri, che probabilmente sono la cosa più facile, e poi trovi i cartoni e infine i videogiochi. Penso che questa sia un po' la scala di progressione della difficoltà. Sono un grandissimo apprezzatore di Avatar. Ho visto la serie originale quando ero in realtà già abbastanza cresciuto, ero già abbastanza adolescente, forse avrò avuto 18 anni, e mi era piaciuta da morire, l'ho apprezzata tantissimo, anche e soprattutto per l'incredibile e ottimo sistema magico che c'era in Avatar. Quindi, ovviamente, come per moltissimi fan, nel momento in cui Netflix ha annunciato la serie live action, le mie chiappette un po' si sono strette. Perché già con Netflix è un 50-50 quando si tratta di adattamenti in generale, ma quando si tratta di adattamenti di cartoni, soprattutto cartoni per bambini, se guardiamo a cose che cacchio ne so come fate, tipo delle Winx, non è che se la siano sempre cavata così bene, anzi. Quando è uscito il primo trailer mi era sembrato molto interessante, però man mano che ci avvicinavamo alla data di uscita, uscivano sempre più notizie su certi cambiamenti che avevano fatto nella serie, che non è che promettessero così bene, quindi io ho cominciato la serie con le aspettative molto molto caute e appunto sono rimasto stupito perché la serie di Avatar è molto molto bella. Non è perfetta, c'ha un bel po' di difetti come vedremo più avanti, ma per quello che si proponeva di essere, per anche la difficoltà di adattare un prodotto come Avatar, che gode dalla doppia difficoltà di essere in primis un cartone animato rivolto a un pubblico molto giovane e in secondo un prodotto fantasy, direi che ci è riuscita molto molto bene. Come al solito non ci saranno spoiler in questa prima parte di video, me ne ritaglierò poi una parte alla fine, così se siete ancora indecisi se questo è un prodotto che possa fare per voi, a cui dedicare il vostro preziosissimo tempo, potete farvene un'idea. Prima però di parlare di Avatar in sé, voglio fare una piccola premessa che secondo me è sempre doverosa, ovvero che adattare il fantasy e portare il fantasy in live action è forse la cosa più difficile di tutte. Questo è un discorso che vi ho fatto penso almeno una decina di volte negli ultimi anni, se mi seguite da un po' lo sapete, ma il fantasy, soprattutto la magia, è molto difficile da portare sullo schermo. Perché è molto dispendiosa da realizzare, perché è difficile da realizzare in maniera credibile e soprattutto anche perché è difficile inglobarla all'interno di quello che tu stai presentando in questo mondo fantastico. I fantasy più di successo, paradossalmente, sono quelli che hanno un sistema magico molto leggero, cose come Game of Thrones o Il Signore degli Anelli, dove non vedi mai dei duelli magici, o anche lo stesso Harry Potter, che sì, è pieno di maghi, però la magia è molto contestualizzata, e nel 90% dei casi si tratta di raggi colorati e fulmini, che sono estremamente più semplici da realizzare rispetto ai quattro elementi in maniera realistica. Ragione per cui il film del 2010, l'adattamento di Shyamalan di Avatar, faceva cagare la merda, tra le tantissime cose, non solo per la brutta CGI. Avatar ha così tanto bending, così tanta magia, non so esattamente come definirla, la chiamerò magia, la chiamerò bending, tanto per... Lo so che non è propriamente magia, perché si tratta più di arti marziali che guidano l'essenza stessa dello spirito della natura, però sti cazzi, la chiameremo magia, che è molto difficile adattare in live action, perché hai veramente, veramente, veramente tanta magia che fa parte della vita quotidiana delle stesse persone, che quindi non puoi delegare soltanto agli scontri, ma deve essere sempre presente. Ecco, da questo punto di vista, la serie di Netflix mi ha stupito perché la magia è fatta, secondo me, quanto meglio potevano farla. Non è perfetta, ci sono delle sbavature di CGI in certi momenti dove alcune cose sono un po' più bruttine, alcune cose appaiono un po' troppo finte. Ma nella stragrande maggioranza dei casi è fatta molto molto bene e contando quanto è presente, quanta magia c'è, quanti scontri magici ci sono, direi che è un risultato da non sottovalutare. Ma andiamo con ordine, di cosa parla Avatar per chi non si è mai avvicinato al cartone originale della Nickelodeon che ormai ha un po' di annetti sul groppone? In questo mondo fantastico la popolazione è divisa in questi quattro grandi gruppi che fanno riferimento ai quattro elementi della natura.
i quali, come ben sappiamo, vivevano tutti in armonia finché la Nazione del Fuoco non ha deciso di attaccare e muovere guerra a tutti gli altri. Per quanto le persone normali possono controllare soltanto un elemento, che è la loro affinità, dove sono nati, dove hanno imparato quelle tecniche, c'è una persona che è l'Avatar che può imparare a padroneggiare tutti e quattro gli elementi, diventando così il salvatore del mondo. Il problema più grande è che l'ultimo avatar, ovvero Aang, nel momento in cui la Nazione del Fuoco ha attaccato, nel momento in cui c'era il maggior bisogno dell'aiuto dell'avatar, è scomparso misteriosamente. E per più di un secolo non si è più sentito parlare dell'avatar, nessuno sapeva che fine avesse fatto, e nel frattempo diciamo che la Nazione del Fuoco aveva vinto questa guerra. Non era arrivata a conquistare tutto il mondo, perché alcuni posti ancora sopravvivevano da sole, libere, ma la maggior parte era stata fatta. Da questo punto di vista la serie comincia subitissimo a distaccarsi in una maniera estremamente furba, secondo me. Ci sono stati tanti cambiamenti che sono stati fatti in questa serie rispetto al cartone originale, ma quasi tutti per il meglio. Ovvero che mentre il cartone cominciava direttamente dal presente, cioè da quei 100 anni passati dopo la guerra, dopo che era scomparso l'Avatar, questa serie comincia nei 100 anni prima, nel momento in cui è cominciata la guerra, mostrandoti anche queste cose, del perché la Nazione del Fuoco abbia attaccato, del come la Nazione del Fuoco sia arrivata a conquistare tutto quanto, e del momento in cui l'Avatar è scomparso. Queste cose ti vengono raccontate anche nel cartone, ma successivamente in forma di flashback o altre cose. Qui invece ti viene mostrato fin da subito, e questa è un'ottima cosa perché ti va a contestualizzare molto di più la storia e la lore di quello che stai andando a vedere, anche aggiungendo appunto scene, personaggi e vicende che nel cartone non sono mai comparse, ma che spiegano maggiormente come le cose sono trascorse, come si è arrivati a quel momento. E questo è un grande pregio della serie. Molti errori, molte mancanze del cartone originale sono state corrette in questa serie. Ed è evidente che loro abbiano proprio preso tutte quelle critiche, tutte quelle cose che sono state dette negli anni sugli errori del cartone e siano andati a correggerle qui, tappando tutti quei buchi che erano rimasti. Faccio un esempio banale, non è uno spoiler perché è letteralmente nel titolo della fottuta serie. Aang è l'ultimo dominatore dell'aria, perché tutti gli altri dominatori sono scomparsi, sono morti. Lui è rimasto l'ultimo perché è rimasto bloccato nel ghiaccio per 100 anni, mentre tutti gli altri si sono estinti un secolo fa. Ecco, nel cartone, nonostante sapessero che nel mondo ci fossero varie comunità di dominatori dell'aria, tutti quanti erano stati uccisi quando era stato attaccato il tempio dell'area del sud, mi sembra che era quello dove viveva Aang. E quindi la gente diceva, ma scusami, se ci sono più comunità, perché quell'attacco li ha uccisi tutti? Qui nella serie ti spiegano che tutte quante le comunità si erano riunite in quel tempio per via di un festival. È una cosa molto semplice, molto banale, ma ti va a tappare quel buco, ti dice ecco perché tutti quanti erano lì, perché c'era una festa, un festival spirituale per cui tutti quanti erano arrivati dai vari templi nello stesso luogo, quindi era stato un attacco molto semplice che ha permesso alla Nazione del Fuoco di toglierli tutti dalle balle. Queste cose appena siamo partiti mi hanno fatto sperare molto bene per la serie, mi hanno lasciato molto colpito in maniera positiva. Anche il fatto che la serie si apre proprio con questi inseguimenti, con questi scontri, dove già i primi 30 secondi la serie ti vuol dire guarda che qui noi il bending, la magia, i combattimenti magici li abbiamo fatti bene. La serie si apre con un combattimento, si apre con questa spia che sta scappando cercando di portare via i piani della Nazione del Fuoco e viene inseguito da questi firebender, non so come chiamare in italiano, non ho mai visto in italiano, non so neanche se li traducono i bender, ma manipolatori, io li chiamerò sempre bender, scusatemi. E vedi loro che tirano queste palle di fuoco e fanno tutte le acrobazie che accompagnano anche la stessa forma di magia, perché come dicevo la magia in Avatar è quasi sempre accompagnata da questa specie di mosse di Kung Fu. E vedi questo tizio della terra che para, che lancia i sassi in maniera sensata, che ti dimostra che è molto più forte, non come nel film di Shyamalan dove c'era questa scena che non mi dimenticherò mai, dove ci sono tipo 20 earthbender che stanno facendo 30 movimenti incredibili per alzare un sasso e lanciarlo contro un nemico in una delle scene più ridicole della storia del fantasy. No, qui ti fa vedere la gente che si mena, che combatte, che prende le botte, che viene cotta come un gamberetto allo spiedo, e anche questo non me l'aspettavo. Questa serie è molto più
matura. Matura nel senso non tanto del messaggio, dei dialoghi, tutto quanto, ma proprio della violenza. Cioè la gente qua muore male, non si sono tirati indietro. È molto più violento rispetto al cartone originale. Non viene mai mostrato sangue, anzi... Ci sono alcune scene un po' stupide. C'era una scena che mi è rimasta in mente quando erano a Domashu, che c'era la tribù di Jet, dove c'era un ragazzino che con dei pugnali pugnalava un membro una guardia della Nazione del Fuoco, e i suoi pugnali erano impeccabili, erano pulitissimi, c'erano più puliti dei miei coltelli che ho di là. E tu dicevi, ma scusami, questo qui ha tecnicamente infilzato una persona, dovrebbero essere un minimo sporchi di sangue. E quando capitano queste cose, che sono rare per carità, ma quando capitano dici, è un po' stupido. D'altro canto però ogni volta che la Nazione del Fuoco attacca non si fanno problemi a farti vedere la gente che muore malissimo, avvolta dalle fiamme, urlando, cotta a 180 gradi per 20 minuti, belli infornati lì. È una roba, non lo so, che mi è piaciuta, ripeto, mi è piaciuta perché ti fa sentire maggiormente il peso di questa guerra. E effettivamente qui la Nazione del Fuoco appare molto più minacciosa, perché ti fa... Non che nel cartone non fosse minacciosa e non che nel cartone non attaccassero e non ci fossero morti, però ovviamente è un impatto completamente diverso quando vedi una persona che viene completamente abbrustolita davanti ai tuoi occhi, con lui che urla tra le fiamme. La presentazione del mondo mi è piaciuta tantissimo, proprio a livello di set, di ambientazioni. Non mi è mai sembrato finto, cosa che spesso succede ultimamente in molte serie fantastiche. Mi sono piaciuti i set, mi sono piaciuti i costumi, erano tutti estremamente fedeli, quasi a un livello maniacale. Anche nelle location, anche nei costumi, nel modo in cui interagivano con gli oggetti. C'è veramente una cosa a livello di costume che mi ha stonato tantissimo e di cui parlerò più avanti, ma per il resto tutto quanto mi è piaciuto moltissimo. Anche il modo in cui sono andati a inglobare certi aspetti del bending giornaliero, tipo la cosa di loro che fanno il gelato, senza fare eccessivi spoiler, mi è piaciuto un sacco, è geniale, è esattamente così che dovrebbe essere, loro che vanno ad inglobare tutto quanto questo senso di magia nella loro vita quotidiana. Sul casting anche devo dire che sono stati, porca miseria, bravissimi, perché il 99% dei personaggi, sia per aspetto proprio visivo dell'aspetto dell'attore che per i costumi, sono identici alla loro controparte cartunesca. L'unica che forse non assomiglia, ma non che sia un casting sbagliato, perché ci assomiglia un po' ma non è identica, è Azula. Azula è l'unica un po' più diversa, però capisco perché, immagino che sia stata semplicemente una scelta che quell'attrice era più brava. E a me va benissimo, io non ho alcun problema con Azula, a me è piaciuta tanto, niente da dire a riguardo. Anche il fatto che dal punto di vista, come dire, non razziale, perché non è razziale, etnico, ecco, mi viene una parola etnico, abbiano azzeccato tutti i casting, a me è una cosa che ho apprezzato, nel senso che tutti quanti sono rispettivamente della giusta etnicità che dovrebbero avere. Ad esempio l'attrice di Katara, che ha un nome che non so pronunciare perché è una roba tipo Kiawentio, è un'attrice canadese di origini native americane, ed essendo che la tribù dell'acqua del nord sono tipo eschimesi, sono più o meno nativi di quella zona lì, cioè non che i nativi americani siano eschimesi, però per dire che hanno cercato di mantenere la etnicità che dovrebbero avere, ma non per una questione, non sto dicendo, non hanno fatto Aang nero come molti dicono, non me ne frega un cazzo di quello, è per dire che hanno mantenuto un'identità etnica all'interno della stessa serie. Per esempio quando vedi personaggi della Nazione della Terra sono tutti asiatici, quando vedi quelli del Polo Nord assomigliano tutti a degli eschimesi, però per dire che hanno mantenuto questa coerenza all'interno della stessa serie. Spero di essermi spiegato in quello che intendevo dire. Parlando di altre questioni sociali e politiche, ecco, una cosa che mi aveva preoccupato un po', dato che era una notizia che era uscita, avevo anche fatto uno short qua sul canale, era il sessismo di Sokka. Perché era stato detto che loro erano andati a rimuovere, tonare il sessismo di Sokka in vista di qualcosa di un po' più moderno, una caratterizzazione più moderna. E questa cosa mi ha fatto molto storcere il naso, perché il sessismo di Sokka è un elemento cardine nel cartone per l'evoluzione del suo personaggio, perché Sokka parte, cioè lui all'inizio è molto sessista, soprattutto verso Katara, verso sua sorella, perché la vede come una ragazza incapace di fare qualsiasi cosa, mentre lui è l'uomo forte che quindi deve essere il più bravo,
E gran parte del suo percorso si basa su questo, anche quando arriva a incontrare Suki, che è questa ragazza guerriera, la sottovaluta tantissimo e si prende le botte da lei perché lei è una ragazza e quindi, dato che so che è estremamente sessista, non può immaginare che una ragazza sia più forte di lui nel combattimento fisico. E gran parte, come dicevo, dell'evoluzione del personaggio si basa su lui che deve arrivare a superare questa cosa, a capire che anche le donne possono essere sue uguali. Ed era una cosa molto importante, mi faceva strano che l'avessero tolta dalla serie. Ma vedendo la serie devo dire che questo non è stato un problema, perché diciamo che hanno sostituito il sessismo di Sokka con un generale senso di superiorità, perché lui si vede come un guerriero forte e incredibile e si vede superiore a tutti gli altri, il che va anche ad includere le donne. Va bene, nel senso funziona benissimo da questo punto di vista, non è una cosa di cui ho sentito la mancanza, perché alla fine Sokka comunque ha avuto la sua evoluzione per quel che riguarda il suo percorso principale, e anzi, come l'hanno trattata qui è anche più sensato secondo me del sessismo, perché l'evoluzione di Sokka si basa sul fatto che lui deve essere un guerriero forte, che lui deve essere un guerriero responsabile per proteggere la sua tribù e i suoi amici, ma non si sente all'altezza della situazione. Quindi è normale che quello che fa nel momento in cui non si sente all'altezza è proiettare queste insicurezze sulle altre persone e dire: ah, io sono il più forte e tu sei una merdina, quando in realtà è lui che si sente una merdina. L'evoluzione di Sokka è stata ottima, l'evoluzione di tutti in realtà, per quel che ho visto, è stata ottima, poi andremo un po' più in dettaglio. Poi devo inoltre dire che il sessismo lo hanno tenuto per Pakku, per il maestro della tribù del nord, e qui lo hanno tenuto perché effettivamente il sessismo di Pakku era molto più importante ai fini della trama rispetto al sessismo di Sokka, perché Pakku era talmente sessista che non permetteva alle donne della tribù del nord di combattere, perché letteralmente diceva che il loro compito fosse quello di usare il waterbending soltanto per curare le ferite, probabilmente anche per stare in cucina e lavare le pentole. E questo è un elemento fondamentale che qui hanno tenuto, quindi va benissimo. Tutti i personaggi hanno avuto, secondo me, una bella evoluzione, perché hanno puntato molto bene su quelle che erano le loro debolezze. Sokka aveva questa questione che non sentiva all'altezza. Aang anche aveva una questione simile sul fatto che... Qual è il fatto? Aang è un ragazzino, è un bambino, è un ragazzino che si è visto posare sulle spalle questo peso enorme, questa responsabilità di essere l'avatar e di essere colui che dovrà salvare tutti quanti. Che è la ragione per cui lui era fuggito all'inizio 100 anni fa, era scappato perché letteralmente stava scappando dalle sue responsabilità, è stato preso alla sprovvista da questa tempesta, è finito in acqua ed è rimasto congelato in un iceberg per 100 anni. Quindi quando lui ritorna, quando si risveglia 100 anni dopo, ritrova un mondo completamente cambiato, perché quando lui era ancora vivo un secolo fa era un mondo di pace, era un periodo di pace, perché solo allora stava cominciando l'attacco alla Nazione del Fuoco. Quindi lui rimane bloccato per 100 anni, 100 anni dopo si risveglia in questo mondo dilaniato dalla guerra, dove sono morte tantissime persone, sono morte tutte le persone che lui conosceva, perché è passato un secolo dove lui è rimasto ibernato, la Nazione del Fuoco ha conquistato tutto, e lui sente questo gigantesco senso di colpa perché lui è stato assente per quel secolo. Lui forse avrebbe potuto fare la differenza, salvarli, ma l'avatar è scomparso e quindi adesso lui ha non solo la responsabilità di essere l'avatar, che è già gigantesca di sua, ma anche il senso di colpa di essere stato assente per quei 100 anni. Ho visto molti criticare il fatto che mancasse un po' la giocosità e l'essere bambino di Aang. È indubbiamente vero, però manca per una nazione, cioè è presente, ma non è presente così tanto come nel cartone, perché qui hanno voluto spingere di più su questo senso di responsabilità di Aang. E secondo me la cosa funziona molto bene per il senso della storia che mi stai raccontando e in solo 8 puntate, che sono le 8 puntate della prima stagione. Non che a Aang manchino dei momenti giocosi, ci sono molto pochi rispetto al cartone, ma è una cosa normale, cioè il cartone aveva molte più puntate, aveva molto più tempo. Non mi aspettavo di vedere qui Aang che cercava di cavalcare dei pesci giganti nel mare per divertimento, perché non avrebbe avuto alcun senso all'interno della storia che vi stavo raccontando qui. Quelle erano delle avventure che funzionavano molto meglio nelle puntate del cartone, ma che trasposte in live action sarebbero state molto strane, oltre ad essere un dispendio inutile di CGI per farti Aang che cavalca un pesce gigante o un serpente marino gigante.
La cosa più importante, secondo me, è che tu vedi questo peso che viene messo sulle spalle di Aang, e ci sono tante scene dove lui dice che è soltanto un bambino e molte scene in cui lui vorrebbe urlare: porca puttana, io sono soltanto un bambino, perché mi state mettendo tutto questo peso sulle spalle? E quella è la cosa più fondamentale per l'Avatar. Infatti, tutto il suo percorso e anche certi cambiamenti che hanno fatto all'interno della storia è in vista di questo elemento, del fatto che lui deve sentire questo peso. Questa cosa si può vedere tantissimo nella puntata ad Omashu con Bumi, che, allora, già partendo dal presupposto che Bumi lo hanno reso benissimo per quello che era un personaggio, secondo me, impossibile da adattare, perché, come abbiamo sempre detto, una cosa che funziona in un cartone animato assolutamente non funzionerà in live action. Bumi è uno di quei personaggi che è talmente pittoresco, talmente fuori dagli schemi, che nel cartone animato va bene, ma se l'avessero trasposto esattamente uguale anche in live action sarebbe stato ridicolo. E anzi, secondo me sono riusciti molto bene a tenere la follia di Bumi inglobandola all'interno della serie come hanno fatto. Ci sono certo dei cambiamenti, perché qua Aang capisce subito chi lui sia, mentre invece nel cartone lo scopriva solo alla fine della puntata. Però questa per me non è una cosa negativa, anche perché hanno proprio preso quel personaggio per raccontarti una storia diversa. Il rapporto tra Bumi e Aang nel cartone era Bumi che lo stava mettendo alla prova, che lo stava mettendo alla prova sia per giocare con lui, perché è un po' pazzo in culo, ma anche e soprattutto per vedere se era all'altezza di essere l'Avatar. Qui hanno tagliato la parte giocosa, hanno mantenuto la parte pazza in culo di Bumi, ma hanno tagliato la parte giocosa, non ci sono le sfide che Bumi gli metteva, ma hanno spinto molto di più sul fatto che Bumi è incazzato, e questa secondo me è stata una cosa ottima. Molti hanno detto: ma Bumi l'hanno cambiato, non è più il personaggio allegro e spensierato, un po' pazzo, qua sembra incazzato. Non è che sembra incazzato, lo è! Bumi è incazzato perché Aang se n'è andato per un secolo e li ha abbandonati, e Aang non arriva a realizzare appieno quanto la sua scomparsa sia costata al mondo, finché Bumi non glielo fa notare, finché Bumi non si incazza con lui e gli dice: oh, testa di cazzo, guarda che per colpa tua, per colpa della tua codardia, noi abbiamo sofferto come dei cani, e tu questa cosa la devi capire. Non importa che sei un ragazzino, non importa che sei giovanissimo, tu devi capire il peso delle tue azioni. E Aang il peso delle sue azioni non lo capisce finché Bumi non si incazza con lui. Ed è questo che secondo me deve fare un buon adattamento. Non trasporti in maniera identica a quello che hai visto nel cartone, ma prenderti quei personaggi e adattarli alla storia che mi stai raccontando qui. E Bumi infatti funziona benissimo. Avrei voluto vedere più di Bumi, perché mi è sembrato che fosse stato un po' sprecato soltanto in quella puntata, ma questo è un po' un difetto che si applica a tutta la serie. Abbiamo parlato delle cose positive, ci sono altre cose positive di cui parlerò, ma tocchiamo ora anche gli elementi più negativi. Uno di questi essendo, come sempre ormai, il fatto che corrono troppo, corrono un po' troppo, non eccessivamente, per l'amor di Dio. Ritengo che abbia comunque un buon pacing, una buona progressione, ed è normale che molte cose le abbiano tagliate, di questo parleremo anche dopo, però in certi punti è un po' troppo rapida, ma perché 8 puntate sono poche. È un po' il problema di tutte queste serie moderne, le fanno troppo corte. Cioè, una volta le serie duravano 24 puntate da un'ora, no, però 40 minuti sì. Adesso si tende sempre a essere sotto le 10, cioè il massimo a cui puoi arrivare è 10 puntate. Ed è un problema perché è poco, è veramente 8 puntate per raccontarti la prima stagione di Avatar sono poche. Non dico che mi devi raccontare tutto, c'è tanta roba inutile che potevano tranquillamente skippare, però secondo me ci sarebbero volute almeno 11-12 puntate per raccontare tutto con calma. Ed è un po' un problema che affligge tutte le serie ultimamente, che devono gestirsi diversamente il budget. E io lo capisco, che è molto difficile realizzare una serie come Avatar con tutte queste magie, con tutto il bending, i costumi, i set fantasy, le creature fantastiche, il bisonte, App, e loro che si tirano le magie nel culo, e farlo per 12 puntate. Io lo capisco benissimo, però sta di fatto che la trama un po' perde da questo punto di vista. Loro in realtà fanno un ottimo adattamento perché nella prima stagione sono andate ad introdurre ed inglobare certi elementi che succedevano in altre puntate, addirittura in altre stagioni. E questo va bene, la maggior parte delle volte che vanno ad integrare queste cose lo fanno molto molto bene. Ed è ovvio che
non potevano trattare tutto perché sono troppe storie singole che vengono trattate nelle puntate. E lo so che uno potrebbe dire, adesso non mi ricordo qua, avrà una ventina di puntate la prima stagione, e tu dici, boh, 20 puntate da 20 minuti o 8 puntate da 45-50 minuti, a livello di minutaggio sei quasi lì. Ed è vero, però la divisione delle puntate ti detta un ritmo diverso. Cioè, nelle puntate, ogni puntata succedeva una cosa diversa ed erano in un posto diverso, con personaggi nuovi e nuove avventure, e tu una sola puntata, se in una sola puntata ce ne metti quattro e cambi continuamente, diventa molto difficile seguire il tutto. Già loro qui vanno ad inglobare, tipo, c'è una puntata, la terza puntata, che è quella Domashu, loro vanno ad inglobare qualcosa come 4-5 episodi nella stessa storia, perché quelle erano la storia di Omashu, la storia di Bumi, la storia dell'ingegnere, la storia della spia, sono tutte storie diverse che loro legano estremamente bene tra di loro, mettendotele in un'unica puntata, perché dicono, sono quattro storie diverse che però sono tutte legate a Domashu, a questa città e a quello che succede in questa città, tanto vale che le mettiamo insieme. Il problema più grande in assoluto di Avatar, che deriva da questo problema, dal fatto che c'è poco tempo, e l'esposizione. Mamma mia, quanta esposizione che fanno in questa serie. Ci sono veramente tanti momenti, soprattutto nella prima puntata, dove loro non fanno altro che parlare, che spiegarti le cose per introdurti alla trama e alla lore del mondo. Mi viene in mente la scena con Aang che parla con Appa, che Appa è il suo bisonte volante, che non parla, cioè è un animale. E c'è lui che parla con Appa perché gli deve spiegare delle cose, perché deve spiegare allo spettatore quello che Aang sta passando, sta pensando, e non avendo come farlo, perché non può parlare con un'altra persona, c'è l'attore che parla con il bisonte volante. E queste scene sono tanto forzate, cioè tu dici, minchia quanta esposizione che stanno facendo. Da quello che ho letto in un'intervista, che potrebbe ovviamente essere una scusa e probabilmente io la considero anche come scusa, i produttori hanno detto che neanche a loro è piaciuta questa cosa. Scusate, avevo tanta sete, ma volevo finire quello che stavo dicendo perché sono preso molto bene. Neanche ai produttori è piaciuta questa cosa, ma hanno detto che nei test screening che hanno fatto, nelle anteprime di prova, che hanno fatto vedere al pubblico, come succede con ogni serie e anche con ogni film, il pubblico non riusciva a capire bene la storia che c'era dietro nella prima versione che avevano realizzato, e quindi si sono sentiti, sono stati praticamente obbligati ad aggiungere questi dialoghi extra di esposizione per far spiegare meglio quello che stava succedendo. Capisco che fosse una cosa necessaria, per l'amor di Dio, però nel modo in cui l'hanno fatto, soprattutto nella prima puntata, poi è un po' più tonata, ma soprattutto nella prima puntata c'è tantissima esposizione che ti viene fatta. Per l'amor di Dio, è già meglio di Percy Jackson, che anche in Percy Jackson non facevano altro che parlare, ma almeno qui un buon 50% delle volte in Avatar l'esposizione avviene insieme a dei flashback e con loro che ti fanno anche vedere quello che stanno raccontando, mentre in Percy Jackson erano due personaggi fermi che parlavano per 50 minuti. Loro fanno anche in realtà un ottimo lavoro a livello di integrazione con i flashback per raccontarti, soprattutto nel più o meno a metà della serie, la storia dei personaggi, per esempio la storia di Zuko che ti viene raccontata tramite dei flashback che ti spiegano come lui è arrivato lì. Ecco, quelli sono fatti estremamente bene perché non è solo esposizione parlata, ma te lo stanno mostrando con dei flashback. Lo stesso non succede per tutte le vicende, soprattutto nella prima puntata. Un altro elemento che ho notato è la disparità, ecco, che c'è nel livello attoriale degli attori. Ci sono alcuni attori bravissimi, ora non so i nomi, perdonatemi, ma tipo l'attore di Zuko è in assoluto il migliore, secondo me su questo non ci piove, è davvero quello che mi ha convinto di più, che ha dato veramente tanta personalità a Zuko, portandolo sullo schermo, soprattutto nei momenti di frustrazione. Cioè c'erano dei momenti in cui Zuko era frustrato e tu sentivi tutta la frustrazione anche nei suoi urli, nei suoi grugniti da quanto era bravo. E poi hai certe cose come, che ne so, l'attrice di Katara, che non è che sia pessima, per l'amor di Dio, ma Katara come personaggio, soprattutto nel cartone animato, era molto vivace, era molto sassy, che si prendeva sempre in giro, era molto tagliente, mentre qui l'attrice sembra sempre imbottita di Xanax, è sempre lì un po' mezza addormentata, non c'ha mai quella grinta giusta. L'attore di Aang, che come casting è perfetto, ripeto, l'attore di Aang è bravissimo nelle scene più emotive, più forti, quando si deve incazzare, quando deve essere triste, è bravissimo,
Ma nelle scene normali, quando devono dialogare basta, quando ci sono delle scene di vita quotidiana, è molto rigido, è molto poco realistico, c'è proprio questo dislivello. E poi hai cose come Nannan, la nonna di Katara, che qua ovviamente io parlo sempre in originale, non so come sia il doppiaggio in italiano, ma la nonna di Katara in originale è terribile, ma proprio il modo in cui dice le battute è orribile, ed è proprio è uno di quei casi in cui tu dici: io non so niente di cosa significhi fare l'attore, però è evidente che quello che sta facendo è sbagliato. Ed è la cosa peggiore di tutte. Quando tu, che non sei un esperto, ti rendi conto che qualcosa che stanno facendo è un evidente errore, è un problema. Infatti l'attrice di Anna è stata la peggiore in assoluto di tutte, ma a dei livelli amatoriali. Poi ci sono certe cose che, se voglio andare a prendere il pelo nell'uovo, posso farlo benissimo, ma secondo me non è importante. Per esempio, il bending, cioè la magia, nel cartone era molto più singolare e molto più unico in base al tipo di magia, al tipo di elemento, scusate, che veniva adoperato. Ogni elemento, il bending, la manipolazione di ogni elemento, aveva dei movimenti del corpo molto particolari che erano propri di quell'arte. Mentre l'ho visto molto bene sull'acqua e sul fuoco, non l'ho visto così bene sulla terra, ma ripeto, è una cosa che ho notato perché conosco molto bene il cartone, ma non è una cosa che mi sia pesata. E metterla come difetto della serie, secondo me, è un po' un'esagerazione. Poi sì, ho visto molte lamentele, secondo me, un po' scontate. Cioè, è ovvio che tutti dicono: è bello, mi è piaciuto, però il cartone era meglio perché era più profondo, i personaggi avevano più tempo per interagire, c'era più storia, c'erano più combattimenti, c'erano più animazioni. Grazie al cazzo! Non puoi paragonare le due cose. Dico sempre, ogni prodotto va preso a sé. Avatar, se tu lo prendi senza conoscere, senza mai visto nulla di Avatar del cartone, e te lo guardi per la prima volta come un nuovo spettatore, capisci tutta la storia e ti diverti? Sì. Boom! La cosa più importante l'hai fatta. E questo, secondo me, è necessario da dire. Io mi sono divertito. Mi è proprio piaciuto, pur conoscendo la storia, pur conoscendo già le vicende a menadito, sapendo in ogni puntata cosa sarebbe successo solo leggendo il titolo della puntata, io mi sono divertito e mi ha proprio preso, cioè me lo sono visto tipo in due botte, perché mi guardavo quattro puntate di fila a botta per quanto mi stava piacendo. E ieri sera era l'una di notte, volevo andare a letto, però ho detto: no, mi manca l'ultima puntata. Ho detto: no, ho proprio voglia di vedere l'ultima puntata, voglio vedere come vanno a trasporre le cose, cosa succede, tutto quanto, perché mi ha proprio invogliato a vederla, mi divertivo veramente tanto. E soprattutto c'erano anche tantissimi easter egg, che erano rivolte ovviamente ai fan della saga. Cioè, ci sono tante citazioni che ovviamente non è roba importante, ma tante citazioni che non capisci se non hai mai visto il cartone. E non è importante, perché non è che ti perdi cose, ma per chi conosce entrambi i medium, molte cose ti fanno veramente piacere e molte cose mi hanno proprio fatto ridere, mi hanno fatto sorridere. E anche arrivando alla fine ho sentito le stesse cose, bene o male, che avevo provato arrivando alla fine del primo cartone, ovvero: guardando la serie TV, questo mondo fantasy mi ha convinto, mi ha preso al suo interno, mi è piaciuto, mi ha coinvolto nella sua storia, nella sua lore, nei suoi conflitti. Mi sono affezionato ai personaggi, nonostante il fatto che secondo me avrebbero dovuto avere un po' più di tempo per legare tra di loro, e anche che gli attori sarebbero dovuti essere leggermente un po' più bravi. Comunque ho legato molto, allora mi sono piaciuti tantissimo. La magia che ho visto, il bending e la dominazione degli elementi mi è piaciuta. Le creature sono state fighe, le vicende erano interessanti, mi sono divertito. Zuko e Iroh rimangono i migliori personaggi esattamente come erano nel cartone. Boh, io sono stato estremamente soddisfatto e per me è un ottimo prodotto fantasy. Anche perché, ripeto ragazzi, i prodotti fantasy e soprattutto i prodotti high fantasy, ovvero con tanta magia vera e propria, che siano belli in live action, li conti sulle dita di una mano. Forse potrebbe addirittura essere la prima, cioè, ma non sicuro, cioè, insomma, ma non mi vengono in mente, Però se penso alle serie belle fantasy, mi viene da dire Game of Thrones, però Game of Thrones non è high fantasy, perché di magia vera e propria ce n'è molto poca ed è per questo che funziona, come spiegavo. Probabilmente la serie TV di Harry Potter quando arriverà, ma per il resto, a livello di serie fantasy bella, questo credo che al momento sia molto in alto. Per quanto in realtà poi, se io dovessi dare un voto alla serie, darei probabilmente un 7,5 nel complesso, che è comunque un ottimo voto, super rispettabile. Quindi ragazzi, se avete dubbi, se siete magari dei fan, dicevate: no, non voglio vederla perché rovineranno tutto,
andate tranquilli, è una serie bellissima, guardatevi anche solo la prima puntata perché non è una di quelle serie che dici no, devi arrivare a metà della settima stagione che poi migliora, no, ti vedi la prima puntata, se la prima puntata ti è piaciuta, sai che quello avrai per tutto il resto della stagione e anche della serie. Adesso ci sono alcune cose di cui voglio parlare, alcune cose anche molto importanti, anche su certi cambiamenti che hanno fatto che all'inizio mi sembravano una cagata, poi pensandoci sopra in realtà penso che siano molto furbi, ma qui si entra in territorio spoiler, quindi se non avete visto la prima stagione, non farò spoiler per quello che viene più avanti, delle prossime stagioni, quindi farò spoiler solo su quello che succede nella serie TV in questa stagione, però da qui cominciamo con gli spoiler. E voglio cominciare con uno dei miei cambiamenti più belli e preferiti che hanno fatto, ovvero la 41esima divisione. Quando Zuko dice che, quando ti spiegano che l'equipaggio della nave di Zuko è in realtà la 41esima divisione che suo padre, Ozai, voleva mandare a morire, ma lui si è incazzato ed è stato esiliato per proteggerli. Cioè, il modo in cui hanno legato tutta questa storia, che è stata un'invenzione della serie, è stata fottutamente geniale. Ti ha contestualizzato maggiormente Zuko, ti ha fatto capire il suo sacrificio, ti ha fatto capire il legame che aveva con il suo equipaggio, ha fatto capire all'equipaggio tutto quello che c'era in gioco e l'evoluzione che c'è stata da lì, anche del rispetto che l'equipaggio aveva nei suoi confronti, è stato perfetto. E in generale l'attenzione che hanno dato anche verso i personaggi più secondari o terziari, come il comandante di... non era il comandante, era forse il luogotenente della nave di Zuko, cioè hanno aggiunto veramente tanto, cioè hanno costruito molto bene e legato tutto in maniera molto molto furba per farti sentire questo come un mondo vivo che respira. Poi ovviamente non tutte le cose sono state positive, mi viene da pensare, andando così un po' in disordine, la relazione tra Sokka e Suki, che mi fa ridere, quando dici di fila fanno ridere, è stata molto naturale, molto ben fatta, pur sviluppandosi nell'arco di mezza puntata, c'era dell'evidente chimica tra loro due. E siccome tu sai che ci passavano tipo 2 giorni lì e vedevi anche un po' questo montaggio dove passava un po' di tempo e loro due si allenavano e c'era del tenero tra di loro, era molto bello, cioè io ci credevo che quei due si fossero arrapati l'uno verso l'altro evidentemente e che ci fosse del tenero tra loro due. Ragione per cui mi ha stupito così tanto che la relazione tra Sokka e Yue sia stata così terribile, così fatta male, così rasciata e improvvisa. Cioè loro, Sokka arriva alla tribù del nord, si parlano 2 volte e via di limone in bocca e palpata di culo. Ale! Sì, lo so che si erano incontrati nel mondo dello spirito quando lei era in forma di volpe, ok? Però perché la prima relazione con Sokka, con Suki, mannaggia, tutti che si chiamano così, perché la prima relazione con Suki era così ben costruita e così naturale, con così tanta chimica, mentre l'altra, che sarebbe dovuto essere tecnicamente più importante, no? E mi è sembrata veramente tanto tanto rasciata. E sempre parlando di Yue, che cazzo era quella parrucca? Ragazzi! Io veramente, tutti i costumi erano perfetti a dei livelli incredibili, la parrucca di Yue, avevano finito il budget, hanno detto sì guarda io ne ho una che uso per i cosplay, un po' polverosa, è lì da 4 anni, vai portala, va bene così, era orribile, non so perché, sembra essere qualcosa di molto comune per i personaggi che hanno i capelli bianchi o tipo biondo platino, e abbiamo visto questa cosa anche tipo in Game of Thrones con certi Targaryen che avevano delle parrucche orribili, probabilmente perché si tratta di un colore di capelli non naturale, però era proprio brutta come parrucca, non mi è piaciuto per niente. I resti dei cambiamenti che hanno fatti a Yue, tipo che qui l'hanno fatta che lei effettivamente può usare la dominazione dell'acqua, mentre nel cartone non lo faceva, il che ha senso, cioè letteralmente ha gli spiriti della fottutissima luna dentro di lei, perché non dovrebbe poter usare il waterbending? È logico che possa farlo, così come certi cambiamenti con cui sono andati a tappare dei veri e propri, non dico buchi di trama, ma buchi di senso, ecco, diciamo così. A parte la cosa dei dominatori dell'area che erano stati tutti ammazzati, che ho detto prima all'inizio, ma anche quello che hanno fatto per esempio con il comandante Zhao, che è un personaggio che ho adorato qui, cioè hanno fatto proprio una bella evoluzione del personaggio, partendo da un signor nessuno ed arrivando fino a lì. Però nel cartone, Zhao, tu non capivi come cazzo facesse ad arrivare fino agli spiriti, fino al giardino dove c'erano i 2 spiriti della luna e dello spirito? I 2 spiriti, i 2 pescicoi. Perché tu nel cartone vedevi Zhao che era su una delle navi che stava arrivando con tutta la flotta davanti alla barriera della città, la scena dopo lo vedevi che era nel parco e tu dici ma scusi, ma da dove è sbucato sto qua? Come ha fatto a superare un'intera città piena di persone allerta senza farsi beccare? Qui ti dicono,
è entrato usando una nuova tecnologia che era il pallone gonfiabile, cazzo si chiama, l'aeronave, cazzo era lì, e non solo ti fanno vedere questa cosa, ti fanno capire come lui sia arrivato lì, ma te lo introducono anche prima, perché si collegano a quello che Sokka aveva fatto nella terza puntata, e questo è un cambiamento che mi è piaciuto tantissimo. L'altro cambiamento che è stato molto molto strano all'inizio è stato quello riguardante Aang. Vi siete accorti che Aang in tutta la stagione non usa mai l'acqua, vero? Che fa un po' ridere contando che nel cartone questa prima stagione era chiamato il libro 1, libro dell'acqua, perché era quello in cui Aang doveva imparare a dominare l'acqua, così come poi c'era il libro della terra e il libro del fuoco, perché ogni stagione servirebbe tecnicamente a far imparare ad Aang il controllo di quell'elemento. Qui questa cosa non c'è, non dicono mai che sia, da quello che ho notato non dicono mai che sia, che la prima stagione sia legata all'acqua, si chiami acqua, sia il libro dell'acqua, perché lui non la utilizza mai l'acqua. E questa cosa mi stava facendo molto strano. Mi sono detto, continuavo a dire, perché durante il viaggio, non si sta allenando e addestrando con Katara? Perché Katara non gli sta insegnando a usare l'acqua? Perché lui non ha ancora mai usato l'acqua? Quando poi infatti lui arriva alla tribù del nord, gli altri dicono, oh, ma com'è che tu non sai usare l'acqua? Noi davamo per scontato che tu adesso ci avresti aiutato, dato che sapevi padroneggiare tutti gli elementi. E Aang dice, no, in realtà non ci ho mai pensato di addestrarmi durante il viaggio. E questo è esattamente il senso di Aang. Lui non ci ha pensato perché è un ragazzino, perché ha già troppe responsabilità sulle proprie spalle, perché durante il viaggio era troppo impegnato a proteggere i suoi amici o salvare le persone per anche solo pensare di addestrarsi con l'acqua. Certo che avrebbe voluto farlo, ma non l'ha fatto perché gli mancava ancora quella maturità per arrivare a quel punto. E secondo me questa è un'idea molto furba, anche perché io sono sicuro al 99% che questa sia una necessità di trama. Allora, intanto a questo si aggiunge anche il fatto che Katara avrebbe dovuto fargli da maestra, perché nel cartone era Katara che gli insegnava a manipolare l'acqua. Ma credo che il senso fosse che qui, alla fine, cioè il percorso di Katara come personaggio è anche quello di avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, perché lei giustamente nella tribù da cui provengono Sokka e lei, lei era l'unica a usare l'acqua perché era pressoché proibito, tutte ste menate lì. E quindi lei doveva imparare da solo tutto ciò, ha imparato da autodidatta essenzialmente, usando quella pergamena che gli veniva data da Nan, e quindi secondo me il senso è che Katara non si sentiva abbastanza sicura di sé per poter insegnare ad un altro, per insegnare ad Aang come controllare l'acqua, quando lei stessa a malapena ci riusciva. Il senso di questa stagione è portare Katara ad avere maggior fiducia nelle proprie capacità. Anche troppo, secondo me, perché tipo il fatto che nella puntata finale l'abbiano chiamata maestra dopo tipo 2 giorni che ha imparato a fare quelle cose mi è sembrato super forzato. Però il senso era anche questo. E perché dico che era una necessità di trama della serie che Aang non usasse l'acqua? Insieme, tra l'altro, alla mancanza del senso di urgenza. Perché nel cartone, nella prima stagione e in realtà per tutta la serie, c'era sempre questo senso di urgenza, questo senso di un orologio che ticchetta perché mancava poco tempo, perché Aang doveva imparare quanto più in fretta a padroneggiare gli altri elementi in modo da potersi preparare per lo scontro che incombeva. Nella prima stagione loro andavano molto di fretta, mentre qui no, nella serie non c'è questo senso di fretta, se non appunto nella parte centrale quando Sokka e Katara vengono rapite da Yo e quindi devono Aang deve sbrigarsi per salvarli, quello è l'unico momento in cui c'è un senso di urgenza. Tutto questo credo che sia voluto e che sia una necessità per il fatto che mentre nel cartone le vicende si susseguivano una dietro l'altra, cioè tra una stagione e l'altra non passava del tempo, tutta la serie di Avatar si ambienta non so in quanto tempo, ma nel giro di pochi mesi, non è che passano anni tra una stagione e l'altra, mentre invece nei live action sì, perché gli attori crescono, perché gli attori sono giovani, soprattutto l'attore di Aang. Cioè, se tu mi chiudevi la prima stagione con Aang, che era un ragazzino, e poi cominciavi la seconda stagione 2 anni dopo, con lui che gli si era ingrossata la voce, cioè aveva i peli sotto le ascelle sul mento, e però diceva, sì, cioè, ho sempre 10 anni e sono Aang, e adesso sono l'ultimo, andiamo a giocare, appa! Sarebbe stato ridicolo. Loro devono anche tenere conto del fatto che gli attori
cresceranno e che quindi sarà necessario introdurre un salto temporale all'interno della stessa trama. Perché mentre nel cartone riprendevano subito dove si erano interrotti, qui passeranno sicuramente degli anni e credo che loro giustificheranno questa cosa dicendo che nel periodo tra la prima e la seconda stagione, in questi due anni, che due o tre anni, non so quanto tempo diranno, ma che sarà passato, diranno che è passato quel tempo perché Aang e Katara dovevano addestrarsi in modo che Aang imparasse a usare l'acqua. Quindi anziché farti Aang che impara a usare l'acqua dalla prima all'ultima puntata della prima stagione, te lo fanno tra le due stagioni, mostrandotelo poi probabilmente con un montaggio. Per una questione di necessità, perché devono giustificare il fatto che loro siano stati fermi per un tot di anni, perché gli attori sono cresciuti nel frattempo. E se questo dovesse essere il caso, perché ripeto, è solo una mia teoria, ma immagino di sì, sarebbe una dimostrazione di qualcosa fatto bene, nel senso è così che mi fai un adattamento e che vai ad adattare la storia alle tue necessità che nascono per forza quando fai un live action, perché giustamente non è che puoi bloccare la crescita dei bambini. Inoltre il finale mi è piaciuto tantissimo, nello scontro pensavo che Koizilla, cioè Avatar, Aang quando è nella forma di kaiju gigantesco dell'acqua che distrugge tutto, sarebbe stato una merda, invece è stato fighissimo, cioè è stato proprio l'highlight della stagione. Sono stati bravi, per me sono stati veramente bravi. Ripeto, ha dei problemi, ha dei problemini. Certe scelte forse non so se le ho capite appieno, come unire certe puntate, però nel complesso, ripeto, hanno fatto secondo me il miglior lavoro che potevano fare per quel che riguarda un adattamento in live action di Avatar, soprattutto guardando quello che ha fatto il film del 2010. Per quel che so è finita nel modo migliore, ovvero che mi ha lasciato con l'hype per la prossima stagione. Cioè io ho finito la prima stagione, ho detto minchia, perché io vorrei adesso io voglio adesso la stagione successiva, ora alle 2 di notte me la sarei sparata fino al mattino una seconda stagione. Alla fine i problemi più grandi possono essere facilmente risolti nella seconda stagione, perché i problemi sono cose come gli attori che cresceranno e con l'esperienza si spera miglioreranno, cose come la scrittura dei dialoghi che a volte è un po' stupida che possono cambiare, cose come l'esposizione che in teoria dovrebbe diminuire andando avanti perché la stragrande maggioranza dei concetti l'hanno introdotto in questa stagione. Poi sì, andranno ad introdurre molti altri concetti, però la base che dovevano spiegarti qua c'è stata. Mi aspetto che nella seconda stagione ci sia molta meno esposizione da questo punto di vista. Quindi sì, io la promuovo a gran voti no, perché ripeto, per me è tipo un 7,5, forse, no, 7,5, per me è una serie a 7,5 che va benissimo, è un 7,5 è un ottimo voto per una serie. È sicuramente stata meglio di Percy Jackson. Lo so che non ha molto senso paragonarle perché sono abbastanza diverse, però alla fine sono due serie live action che sono uscite vicine, basate su un prodotto rivolto a un pubblico di bambini, basati sulla magia alla fine, perché è sempre di una magia diversa quella di Percy Jackson, però alla fine siamo sempre lì. Siamo anni luce davanti a Percy Jackson qui, perché questa è stata una serie ricca di eventi, è stata divertente, gli attori erano già più bravi di quelli di Percy Jackson e soprattutto non mi sono annoiato da morire, ma anzi, ero veramente coinvolto nelle vicende che stavo seguendo pur conoscendole. Quindi ora la rimetto a voi, soprattutto se siete fan storici di Avatar, cosa ve ne è sembrato di questo adattamento? O se lo avete visto adesso per la prima volta, come vi è sembrato e soprattutto vi ha invogliato a recuperare anche il cartone? Direi di sì da quel che sto vedendo perché, a parte che Avatar è schizzata in cima alle classifiche diventando la serie più vista di Netflix, ma si è trascinata dietro anche i cartoni, sia la leggenda di Aang che la leggenda di Korra, che è tipo il sequel. Quindi da questo punto di vista direi che la stanno apprezzando e molti si stanno recuperando il cartone. Guardatelo il cartone se vi è piaciuta questa serie, perché è veramente tanto bello il cartone, è veramente tanto 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 bello e merita, io non smetterò mai di consigliare il cartone di Avatar, anche perché c'è su Netflix, c'è tutto quanto, c'è anche doppiato, non avete scuse. Ragazzi, direi che per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.